Letture di Matteo, capitolo 11. Quando ebbe finito di dare istruzione ai suoi 12 discepoli, Gesù partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, avendo sentito parlare in carcere delle opere del Cristo, mandò i propri discepoli a chiedergli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Quindi Gesù rispose loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. Adesso i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono purificati, i sordi sentono, i morti sono risuscitati e ai poveri viene annunciata la buona notizia. Felice chi non trova motivo per dubitare di me». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si rivolse alla folle e, parlando di Giovanni, disse: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito di abiti sontuosi? Ecco, quelli che indossano abiti sontuosi si trovano nei palazzi dei re. Allora perché siete andati? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è molto più di un profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero, il quale preparerà la tua via davanti a te. In verità vi dico, fra tutti coloro che siano mai nati da una donna, non è sorto nessuno maggiore di Giovanni Battista, eppure il minore nel regno dei cieli è maggiore di lui. Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli è l'obiettivo che gli uomini perseguono con tenacia e quelli che continuano a perseguirlo lo afferrano. Tutti, sia i profeti che la legge, hanno infatti profetizzato fino a Giovanni. E che lo accettiate o meno, egli è l'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti. A chi paragonerò questa generazione? Assomiglia a bambini seduti nelle piazze che ai loro compagni di gioco gridano: «Abbiamo suonato il flauto per voi, ma non avete ballato. Abbiamo cantato lamenti funebri, ma non vi siete battuti il petto in segno di dolore. Allo stesso modo è venuto Giovanni, che non mangia né beve, dicono: ha un demonio. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, dicono: ecco un ghiottone, un gran bevitore di vino, amico di esattori di tasse e peccatori. Comunque, a dimostrare che la sapienza sia giusta sono le sue opere». Allora cominciò a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggioranza delle sue opere potenti, perché non si erano pentite. «Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida! Se le opere potenti che sono state fatte in mezzo a voi fossero state fatte a Tiro e a Sidone, queste già da molto tempo si sarebbero pentite, vestendosi di sacco e sedendo nella cenere. Ma vi dico che nel giorno del giudizio sarà più sopportabile per Tiro e Sidone che per voi. E tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? Scenderai nella tomba, perché se le opere potenti che sono state fatte in mezzo a te fossero state fatte a Sodoma, questa sarebbe rimasta fino a oggi. Ma ti dico che nel giorno del giudizio sarà più sopportabile per il paese di Sodoma che per te». In quel tempo Gesù prese la parola e disse: «Ti lodo pubblicamente, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e agli intellettuali, ma le hai rivelate ai bambini. Sì, Padre, perché così hai voluto che fosse. Ogni cosa mi è stata consegnata dal Padre mio, e nessuno conosce pienamente il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce pienamente il Padre se non il Figlio e coloro ai quali il Figlio lo vuole rivelare. Venite da me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete su di voi il mio giogo e imparate di me, perché io sono mite e modesto di cuore e troverete ristoro per voi stessi. Infatti, il mio giogo è piacevole e il mio carico è leggero».